Grazie mille Emanuela, buongiorno di nuovo ai nostri telespettatori di Le Fonti TV. Siamo qui in compagnia di Alessandro Fonzi di IPAM, grazie per essere qui con noi. Tema guida di questa decima edizione del Salone del Risparmio sono gli investimenti sostenibili, i criteri ESG. Secondo il vostro osservatorio privilegiato, com'è lo stato attuale in Italia rispetto a questa tematica? Grazie, buongiorno a tutti i telespettatori. In Italia, come nel resto dell'Europa, e qui oltre a essere responsabile per l'Italia di DIPAM, che è l'acronimo di De Groot Petercam Asset Management, sono anche membro del consiglio direttivo del Forum per la Finanza Sostenibile e quindi mi piace utilizzare i dati di Eurosif. Quindi investimenti, chiamiamoli responsabili in crescita, sia in Europa che in Italia. È anche vero che la parte che continua a crescere, quindi la maggior parte degli investimenti, riguardano la parte, chiamiamola negativa, quindi le esclusioni, che è la cosa più facile: escludo settori, escludo società cattive, escludo magari governi che non rispettano trattati internazionali. Però già questo è positivo, che si incominci a seguire questo percorso. Sì, anche perché vediamo insomma dati positivi rispetto sia all'interesse da parte degli investitori sia comunque delle società di gestione che si stanno attrezzando sempre di più. Voi però siete stati effettivamente abbastanza pionieri in questo senso. Qual è il vostro, diciamo, caso di successo? Ma il caso di successo penso sia nella cultura aziendale, nel DNA. Forse siamo stati avvantaggiati dal fatto di essere una società belga, e quindi in Belgio già a inizio anni 2000 c'era la legge Mahou che ti impediva di investire in armamenti e cose varie. Diciamo che comunque siamo un gestore attivo, quindi il gestore attivo tende già a considerare una serie di fattori o di criteri extrafinanziari nell'analisi fondamentale, ma ancora di più noi lo facciamo in maniera sistematica a partire dal 2001, anno in cui è stato lanciato il nostro primo fondo SRI. Siamo stati i primi al mondo ad applicare la sostenibilità alle obbligazioni governative, sia paesi OCSE che mercati emergenti, ma soprattutto la cosa che secondo noi è importante è guardare all'aspetto positivo del mondo ESG, ovvero ci sono dei problemi legati alle tematiche ambientali, sociali o di buon governo in generale o anche societario. Ecco, le aziende, il lavoro che facciamo noi, gli analisti SRI, gli analisti buy side e tutto quanto, insieme ai team di gestione, è proprio andare a capire quali sono le società che vedono queste problematiche come un'opportunità di business e si impegnano a risolverle. Diciamo che da questo punto di vista è un approccio, diciamo, oramai che seguiamo da 5-6 anni, un po' nuovo. Abbiamo lasciato perdere il best in class, ci siamo dati al best effort, e oggi come oggi, storicamente noi abbiamo sempre applicato anche un overlay tematico a tutte le nostre gestioni attive, e quindi questo paga. I risultati li vedi: ben due dei nostri fondi azionari globali hanno vinto il premio alto rendimento come migliori fondi SRI quest'anno, quindi con due strategie tra l'altro diverse e complementari tra loro. Quindi ti fa capire che, a prescindere dallo stile di gestione, a prescindere dalla filosofia di investimento del singolo fondo, della singola strategia, comunque puoi fare meglio dei mercati e della concorrenza. Che è questo uno dei temi chiave, perché poi spesso quando si parla di SRI, investimenti sostenibili e responsabili, c'è l'idea ma magari il rendimento non sarà all'altezza di, e invece questo smentito. Guarda, magari per chiudere, un aspetto molto importante legato agli investimenti: noi li chiamiamo investimenti responsabili, ok? O sostenibili, però la sostenibilità è solo un aspetto della responsabilità. La cosa importante è che per noi gestori la cosa che è importante è la performance, ovvero il rendimento corretto per il rischio. Noi, il nostro DNA istituzionale, quindi ragioniamo sempre solo in quest'ottica e medio-lungo termine. Molto spesso la gente guarda l'aspetto, l'inclusione dei criteri ESG o dell'approccio SRI come una fonte di mitigazione dei rischi. È vero, ma oltre a questo c'è anche l'opportunità di investimento. Dall'altro lato anche la domanda è importante, perché soprattutto i giovani, chiamiamoli millennials, ma in realtà sono giovani perché sono millennials, sono sempre più interessati a questi aspetti e stanno anche influenzando, in attesa che ci sia il passaggio generazionale della ricchezza, stanno già influenzando i comportamenti dei loro genitori. E quindi siamo noi gestori, ma soprattutto poi anche le reti che vanno a offrire consulenza o le banche che offrono consulenza a queste
famiglia, questi investitori devono essere in grado, si devono organizzare e quindi devono comunque colloquiare con quelle 3-4 società che comunque in Europa hanno fatto la differenza nel tempo. Un cambio culturale che è necessario e che sembra si stia insomma attuando. Ci speriamo. Io ringrazio nuovamente Alessandro Fonsini di Pan per essere stato qui con noi. Emanuela, ti restituisco la linea.